Buongiorno a tutti i telespettatori di Classe NBC e benvenuti all'approfondimento dedicato al mondo dell'AIMA in Italia. Come sempre, come ogni venerdì, faremo l'update di come è andata la settimana dell'AIMA e faremo tutto questo insieme al nostro specialista Christian Frigerio di Forain SICAV. Buongiorno Christian. Buongiorno Emeric, buongiorno a tutti. Allora, in linea generale, com'è andata la settimana dell'AIM con il Frigerio Index? Su, a metà o in giù? Direi a metà perché ci sono stati casi positivi ma anche negativi. Ah sì, assolutamente. Allora, cominciamo subito i casi rialzisti della settimana. Cosa ci hai portato, Christian? Partiamo da Blue Financial Communication, che nell'ultima settimana si è mossa positivamente di oltre il 20%, con volumi anche in aumento. Non ci sono particolari notizie positive nell'ultima settimana, notizie di rilievo. Diciamo che questo può essere anche un po' un movimento tecnico derivante dal fatto che comunque il titolo era abbastanza compresso nelle ultime settimane. C'è da dire una cosa, questa è una società che capitalizza poco, 4-5 milioni di euro, ha un flottante abbastanza ridotto, quindi alla fine non ci vogliono molti capitali per muoverlo. Dal punto di vista grafico siamo in area 1,5 al momento, se il trend dovesse proseguire direi che un punto di approdo potrebbe essere area 2 euro, però ripeto, sono ancora movimenti di breve termine, facciamola consolidare un attimo, aspettiamo poi eventualmente se ci saranno anche novità. Colin Pharma, anche qui abbiamo visto nelle ultime settimane una forte compressione di volatilità. La società sta facendo bene, sta comunicando con una certa frequenza, quindi è molto attiva da quel punto di vista. Il titolo si è mosso positivamente negli ultimi giorni, adesso siamo in area 11 euro. In caso di superamento di quota 11-12 euro circa, si andrebbe di nuovo verso i massimi storici che sono posizionati in area 15 euro. Volumi anche qui in aumento in questa fase rialzista. Sì, loro presentano con cadenza abbastanza regolare nuovi prodotti, o comunque sì, i brevetti che riescono a portare a casa, investimenti. Devo dire che comunicano bene, molto bene. Sì, sì, comunicano sì, molto bene, questo è importante. E l'ES nostra conoscenza. Ne abbiamo parlato un po' sì, ultimamente. Sì, sì. Abbiamo fatto anche l'analisi fondamentale. No, ancora. Un approfondimento su Warrant. È vero. Nuovi massimi relativi. Sì, il titolo ha superato quota 5 euro. Ricordiamo, dopo l'assegnazione gratuita dei Warrant, il prezzo delle azioni è stato rettificato. Quindi adesso al momento siamo in area 5 euro, che è un livello comunque importante anche dal punto di vista psicologico. Il titolo sta facendo segnare nuovi massimi relativi con volumi molto elevati nelle ultime sedute, molto molto elevati, e questo comunque è un segnale interessante. Graficamente sembrerebbe diretta verso i massimi storici, che sono posti in area 5,6-5,7 euro, che prezzo rettificato. Questo è l'andamento di mercato. Attendiamo news. No, ma guarda, comunque penso che sia spinta parecchio anche dal comparto semiconduttori, che certo, sta andando molto bene. STM. Abbiamo avuto i conti di STM che, nonostante abbiano registrato una leggera flessione rispetto all'anno precedente, hanno migliorato la guidance e hanno comunque battuto le attese, certo, e abbiamo visto poi la performance molto positiva del giorno della pubblicazione dei conti da parte di STM. Secondo me è proprio il comparto semiconduttori che in questo momento sta andando bene. Comparto certo, molto volatile, bisogna stare attenti che come cambia il vento cambia poi l'andamento dei titoli. Però in questo momento va bene. La tendenza è questa. E l'ES, lo ricordiamo, fa sistemi di controlling, monitoraggio su... Sì, di testing. Testing di... sui semiconduttori. Casi ribassisti della settimana, cosa ci hai portato? Iniziamo con Shedir Pharma, che nelle ultime due sedute ha perso circa il 30%. In realtà già oggi sta recuperando qualcosina, però ha pesato le notizie sul fatto che la Guardia di Finanza abbia fatto un sequestro da 1 milione di euro sui conti della società, sequestro da 1 milione di euro che secondo le autorità sono proventi derivati da fatture false per 2 milioni di euro. Le fatture false sarebbero inerenti a dei viaggi premio, loro fanno nutraceutici, fanno tutte queste qua legate al pharma, e praticamente spesso queste società qua pagano meeting per promuovere insomma una certa terapia o le solite cose. E soltanto che la Guardia di Finanza dice che non sono state mai fatte queste cose, perciò adesso ci sarà le indagini e vedremo come andranno sì, a finire. Poi
non è che impatta tantissimo sui conti, sembra più una cosa reputazionale che non sui conti. È più reputazionale. Dal punto di vista dei conti impatta relativamente, però sì, dal punto di vista... Perché queste sono accuse che rimandano al 2013, 2014, 2015, esatto. Quando era addirittura con SRL, Cedir Pharma, quindi è lontano nei tempi, però a livello reputazionale comunque... Ma secondo me sul titolo, ora, parte l'impatto della prima ora quando escono notizie del genere, non è mai bello. Ma secondo me non sarà forse così, non sarà difficile vedere un recupero rispetto alle forti perdite che ci sono state, come già sta avvenendo oggi. Vedremo. Però vediamo, vediamo, se perché se salta fuori qualcos'altro, sai, non sai mai. Comunque non è una bella pagina per la, è un'altra. No, certo. Avremmo preferito non vederlo. E passiamo al secondo caso, che è Agathos. Dopo i forti rialzi delle scorse settimane, il titolo sta correggendo, ritracciando come era prevedibile in un certo senso. Siamo in area 16 centesimi circa. Ricordiamo, per pura informazione, sul giornaliero c'è sempre un gap aperto in area 14,7 centesimi. Non è detto che debba essere per forza richiuso, però in caso di ulteriore storno dei prezzi, quel livello funziona come una sorta di supporto statico. Quindi seguiamo anche qui le evoluzioni, i volumi sono in calo. Sì, c'era stato un forte aumento del valore che aveva portato a 0,20 e qualche 0,20. Cosa. 0,20. Poi ha ritracciato un po', però già oggi rimbalza qualche cosina, non lo so. Sì, da siamo vedere, da monitorare. In una fase, diciamo, di consolidamento. Non comprerei, non venderei, aspetterei di vedere cosa succede su questo titolo. Innovatech, la nostra Innovatech. Innovatech allora. Anche qui è in fase di correzione. Abbiamo visto rialzi mostruosi, ricordiamolo, un titolo che in pochi mesi è decuplicato, perché è passato da circa 2 centesimi fino a 20 centesimi con volumi stratosferici. Adesso sta correggendo, siamo in area 15 centesimi, attenzione perché al di sotto dei 14 centesimi, circa area 14, c'è il rischio di tornare a 10 come 0,10. Primo step. Questo è il target, anche il mio. Che è un livello psicologico, quindi attenzione, i volumi sono in forte calo. Io qui, insomma, non spendiamo mi bilancio. Un velo precioso su quello che abbiamo visto su Innovatech. Non mi sbilancio più di tanto, dico solo attenzione e cautela in queste sei diplomatico, situazioni. Sei diplomatico. Cautela. Sì. Quando ci sono grossi volumi, grosse accelerazioni, in assenza di notizie e comunque con fondamentali stabili che non sono cambiati, signori, fate sempre attenzione perché magari c'è una manina sotto che sta muovendo il titolo. E sul Lime, essendo un comparto di piccole e medie imprese con liquidità un po' carente, è facile muovere titoli anche con ammontare di denaro non esaltante, cioè ti basta veramente poco per muovere un titolo sull'line, alcuni titoli sull'line, poi altri meno, perché se decidi di fare una roba del genere su un mid cap, star o addirittura sul listino principale, ti asfaltano, quindi non le fai. Queste cose le puoi fare sul line, però in ogni caso ci siamo noi che vi avvertiamo, perché lo notiamo, anche perché se sei sul book lo vedi, che c'è qualcosa di strano. Comunque adesso sta correggendo un po', mi raccomando, non fatevi fregare, non rimanete col cerino in mano se poi questo storna ancora di più, se avete siete entrati nel titolo presi dalla voglia di salire anche voi sul carro dei rialzisti. Fate attenzione, poi non è detto che scenda. No, per carità, però... seguiamo l'evoluzione dei corsi. Caso della settimana.